di due parole. Siamo alla Maxi Cervinia, oggi giornata di qualifiche. C'è anche Iron Mike, non so perché è venuto a fare una gara del genere. Vai Monti. Ciao Davide. Mirko. Saluta però. Dove siete? Riva del Garda. Anche voi lì. Bene, andiamo ad ammazzarci. Dai. No! Sì, sì. Ale, 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 ale! Hai visto qualcosa che dobbiamo sapere? Ma quello che è stato più a sinistra di tutti ha tagliato per primo. Però... Vai Mirko, vai! Sei in partenza? Sono in partenza. Ma perché la Maxi? Non è il... cioè, ti ho visto un po' a disagio sulla... No, no. Di solito sei più da non express che da racing pure. No, ma, ma infatti ho spostato le fettucce del tracciato per fare qualche non express, perché la discesa senza non express. Sì. Guardate che spettacolo, qui siamo all'arrivo del secondo impianto che parte da Cervinia. Dura. Dura più che altro per l'altura. Fare una gara, una Maxi a 2005 non è facile. Cioè si ha questa sensazione di morte ogni piccolo strappo. Quest'anno niente Prato Rosano, niente ghiacciaio per dei lavori. Vabbè, andiamo verso la partenza. Ultima batteria di giornata e ci siamo anche noi col 176.
e destro arrivare con Ashan Lansen, mister Davide Pinedro. È scoppiato, eh? Cosa devo dire? Non so, cosa dici a tua discolpa? Senti il suono dell'acido lattico? No. Iro, ma si vede, stai sputando acido lattico di colore blu verde. No, è partita bene, ma dopo non andavo avanti in salita. O tocca il freno, non ho gambe, secondo te? Allora, secondo me la ruota è un po' frenata. Quali sono le sensazioni che hai provato percorrendo le curve della Maxi Avalanche? Tu che eri un grande protagonista fino a qualche anno fa, ma nelle ultime edizioni non ti abbiamo più visto. Davvero il fisico qua? Peccato per le qualifiche di ieri, ma non capisco il motivo. Completamente fuori giri, e quindi partenza in quarta fila. Potrebbe essere l'altura, potrebbe essere... Fare le gare in altura è veramente dura, specialmente mare quando arrivi da un periodo di mare. E non so, fuori giri completo e quindi qualifica andata malissimo. Allora, solo per dovere di cronaca, che Mirko Montagni è forato, stiamo cambiando, però non chiederemo niente a Mirko Montagni perché è abbastanza incazzato e lasciamo stare. Ma neanche lo inquadriamo. Bravo. E qui abbiamo Iron Mike che sicuramente ci saprà fare. Ah! Perché le 3F, Monti? Perché non mi piaceva più avere la lettera A. No dai, diciamo che ieri le qualifiche non sono andate come il previsto, sono partite benissimo. Ero in testa, sono partito bene finalmente, carico, e dopo tutto il primo pezzo pedalato mortale, fatto benissimo, ho deciso di bucare. Dopo sarà stato dall'85 che non bucavo, ho forato e niente, tutto sul cerchio e giù e giù e giù, e quindi oggi si fa la Challenger. E cosa punti a fare nella Challenger? Ma appunto a fare il bravo, non stendere nessuna donna, nessun bambino over 50. E... Beh, nel nostro caso lettera D, anche qua lettera altina, però è così. Non c'era gamba ieri, vediamo se oggi c'è gamba. Io puntavo tutto sul Monti, però... È andata così. Non punteremo su nessuno domani, anzi oggi. Pensate a come sono motivato. C'è la gara oggi, penso a domani. Vabbè. Domani si lavora! Andiamo su! Pronte per la Maxi? Yeah, la grande! Come è andato ieri? Poteva andare peggio. Può sempre andare peggio, no? Non sono volata, non sono esplosa, quindi va bene. Ciao! Ciao! Oh no, adesso è un casino. Come facciamo? Come è andata ieri? Più o meno come previsto, ho sofferto come un cane nei rilanci, nei tratti pedalati, riuscivo a recuperare qualcosa in discesa, però dai, è stato divertente. Ah, quindi non vale la tattica risparmiarsi sul pedalato e andare veloce in discesa la Maxi? Mi sa di no. Mi sa che è meglio andare piano in discesa e dar tutto nel pedalato. Vabbè. Comunque oggi siamo, mi sa che ci ritroveremo un po' in gara. Sì. A dopo. A dopo, Davide. Iron Mike prima della gara cerca di fare i suoi soliti trick. Monti, non fai delle cose all'Iron Mike? Monti, arrivano gli alieni. Addio! Palleggia. Ok, non andare indietro. 3, 2, 1, via! Dobbiamo lavorarci un po', ma ci siamo. Forse solo quello è il problema delle Maxi. Ma ieri siamo morti malamente in partenza, cioè in partenza, sulle risalite. Oggi stessa spossatezza d'altura, ma Iron Mike mi conferma che è normale. Sì. Vediamo un po' di morire, ma non malamente. Eccoli. Airola!
Ci si fa del male. Claro. Ah, ah, ah.
Adesso non tutto il tempo qua, fa caldo. Troppa gente che mi fa sbarrellare lì davanti, che tira sempre i freni, mi fa fare le curve ai due all'ora. Sono andato fuori di testa e sono caduto su una passerella. Mi sono girati, mi sono sconcentrato, sono andato dritto su un ponte, caduto e lì mi ha passato via tutti. Ma ti è piaciuta l'emozione di guidare nella polvere senza vedere nulla? Ho perso gli occhiali che perso gli occhiali, quindi tipo metà discesa fatta con la polvere in faccia. Spero di riuscire a recuperarli dopo. Ragazzi, facciamo una colletta per Iron Mike per comprare gli occhiali. Giorgio sesto dopo le, dopo le qualifiche di ieri, sì, opache, esatto. Oggi sei stato lucido. Oggi abbiamo avuto un ritmo molto più alto e siamo stati tutti in gruppo fino a metà gara. Allora fermo, vai il stick, vai. Attenzione, a 30 secondi dalla top 5 riuscirai a insidiare? No, non insidio nessuno, però l'importante è arrivare. Gli ci vuole un mental trainer. Oltre 90 fai questo, guarda. Lezione di Giorgio Righi. Quanto è bello risolvere una foratura con questo sfondo col cervino. Ah, qui abbiamo dovuto. No, ok. Io preferirei. Infatti lui si è girato. Ma chiedi il discorso della cavalletta nella Maxi. Esatto, il cavalletto nella Maxi Avra. No, nella Maxi non vale, ma la mia vita. Non è Maxi. Col cavalletto, la mia vita non è Maxi, quindi va bene. A lui potrebbe essere Mirko Montani in lontananza, l'impatto finale che continua a spingere fino alla fine, i rischi che continua a prendere nonostante la vittoria già schiacciante. Cosa vuole fare l'atleta del Rio del Garda che fino alla fine ha spinto come un disgraziato? Complimenti a Mirko Montani. Siamo in Seggiovia, match 2. Guardate che spettacolo, il cervino sempre là, sempre a guardarci. Match 1 è andata molto bene, dico molto bene perché partendo in quarta fila è impossibile far bene, però abbiamo guidato, diciamo, con un bel ritmo. Una volta che affronti una Maxi Avance in quarta fila può succedere di tutto, come avete visto al video, però è la Maxi deve... sinceramente mi sono divertito. E adesso la seconda manche, non ci sono quei strappi mortali che mi hanno fatto morire in qualifica, anche se non li ho sofferti in match 1, non chiedetemi il perché. E match 2 è tutta bella discesistica tecnica, però molto flow, spondata. E stavolta la partenza staremo tutto esterni e spereremo, faremo anche la strada più larga, ma vorrei provare a uscire dalla marasma interno, vediamo se funziona. È una tecnica che adesso studieremo io e Aaron Mike, metteremo un po' di, la studieremo bene a tavolino. Guarda,
uno stile da vendere, la bici sempre di tre. Vai Mirko! Ora siamo qui, è riuscito a beccare nell'unico momento libero che ha, che è sempre impegnato a firmare autografi, Mirko Montagni, che ha fatto sognare letteralmente il pubblico di Cervinia con le sue whippate. Ma sì, dai, oggi l'obiettivo era divertirsi, quindi un po' di spettacolo ci voleva. Com'è stata la gara in generale? Peccato veramente non averti visto nei Mega Elite. Ho visto i tempi di stamattina, sei ristritato tranquillamente nella top 10. Ho visto, poi ovviamente senza bagarre, facendo la ronda solo, ovviamente sei molto dato a spingere, quindi avrei potuto giocarmela bene, peccato, ma tutto insegna e speriamo nella prossima di fare tutte le cose a modo senza intoppi strani.